Abbiamo due carte, un 3 e un 10. Devi scegliere un numero da 1 a 20, a 30, quello che preferisci. 12. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sul 12 praticamente andiamo a mettere una carta. E quindi la perdiamo al centro del mazzo. Facciamo la stessa cosa, io metto le carte sul tavolo, quando vuoi praticamente mi dici stop. E in quel punto metteremo un'altra carta, cioè il 3 di picche. A questo punto? Sì. Perfetto, guarda, qui mettiamo il 3 di picche e chiudiamo il mazzo. A questo punto avremo le due carte messe nel mazzo che combatteranno con altre due carte e quindi si saranno formate due coppie. Prendiamo le coppie e le mettiamo qui, una coppia e la seconda coppia. Qui. Cosa interessante che io ho messo un 3 e un 10 all'inizio sul tavolo e tu mi hai fermato scegliendo dei numeri a caso su un altro 3 nero e tu mi hai fermato su un 10 nero. La cosa ancora più interessante è che queste carte dove tu mi hai fermato hanno questo dorso e le carte come se io all'inizio sul tavolo hanno lo stesso identico dorso. In un mazzo di carte composto da dorsi tutti totalmente diversi da questi qui. Tutti totalmente diversi. No. No. Però, secondo me, la cosa ancora più interessante è che tu hai scelto le carte nere uguali a quelle che ho messo io in un mazzo di carte completamente uguali e completamente rosse. No, non è possibile. No.